Buongiorno, sono Massimo Gaggi del Corriere della Sera e vi do il benvenuto dal Teatro Sociale di Trento a questo forum, il terzo della serie dei forum che il Festival dell'Economia ha dedicato quest'anno all'ambiente e alla sostenibilità, nell'ultima giornata del Festival. E nella prima giornata abbiamo parlato di corporate sustainability, quindi delle imprese, nella seconda giornata di quello che la finanza può fare per aiutare e sostenere questo sforzo di avere uno sviluppo economico che sia più rispettoso dell'ambiente. E in questa terza giornata ci occupiamo invece soprattutto delle tecnologie, forse l'aspetto più suggestivo e più accattivante di quello che sta succedendo in questo mondo. Abbiamo un problema a livello planetario, soprattutto in Italia, di crescita economica. L'Italia cresce di pochissimo, 0,2% in media negli ultimi 20 anni, quindi c'è bisogno di riattivare il meccanismo della crescita. Come farlo in modo sostenibile, possibile? Le tecnologie ci danno la possibilità di farlo. Ieri c'è stato un dibattito che il direttore scientifico del Festival, Tito Boeri, ha avuto col Presidente del Consiglio Conte, nel corso del quale anche un dibattito molto animato, nel quale il Presidente del Consiglio ha confermato l'intenzione di usare gran parte delle risorse del Recovery Fund per sostenere investimenti di tipo innovativo nel campo digitale e della sostenibilità ambientale. Ecco, riusciremo a farlo? Fino a che punto? Fino a che punto le tecnologie possono consentirci di avere una crescita sostenibile? Ne discutiamo oggi in questo panel con il professor Marzio Galeotti, che è ordinario di economia politica all'Università di Milano, che avrà il compito di spiegarci con la sua abilità e capacità di sintesi di guidarci attraverso argomenti così complessi. E poi ne discuteremo con Laura Cozzi, che è Chief Energy Modeler della IEA, cioè dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, praticamente la responsabile, per dire una cosa concreta, immediata, che ci interessa in questa discussione, responsabile del World Energy Outlook, cioè del rapporto che ogni anno l'agenzia fa sullo stato dell'energia mondiale, che è collegata con noi da Parigi. E poi con l'ingegnere Michele Gamberini, che è Chief Technology e Information Officer di Telecom Italia Team, e che anche lui ha una lunga esperienza nel campo del digitale e delle reti, fin dai tempi della fondazione, se ricordo bene, di Omnitel da parte dell'Olivetti, quindi con un lungo percorso. Comincerei, per cercare di mantenere come sempre la conversazione in tempi contenuti, con la relazione del professor Galeotti. Buongiorno a tutti. Data l'ampiezza del tema, io mi limiterò a offrire qualche spunto, qualche riflessione che poi i due speaker saranno ovviamente liberi di cogliere e eventualmente elaborare, ma ovviamente senza nessun vincolo. Il tema di questa edizione del Festival è ambiente e crescita. Per molti, o per alcuni, sembra un ossimoro. In realtà gli economisti dell'ambiente non la pensano a questo modo, e alcuni dati anche possono confermare questa impressione. Questo è un grafico che viene allegato, diciamo, alla presentazione dello European Green Deal, che Ursula von der Leyen ha usato più di una volta. Mostra come i paesi dell'Unione Europea siano stati in grado dal 90 di disaccoppiare la crescita economica e la riduzione delle emissioni. Ovviamente uno si chiede, è naturale chiedersi, come sia stato possibile, e i fattori sono molti, ma sicuramente un fattore estremamente importante è quello delle tecnologie. In particolare, siccome parliamo di CO2, di climate change, delle tecnologie energetiche. Il ruolo e la portata delle tecnologie energetiche, almeno storicamente, tuttavia, non sembra essere in grado sufficiente, o non sembra essere stato, se guardiamo al passato, sufficiente, perché a livello globale, se voi guardate o scorrete questi numeri, vedrete che la pressione dei driver demografici ed economici, cioè la crescita della popolazione, l'aumento del PIL pro capite,
non sono stati compensati dai progressi delle tecnologie energetiche, dalla decarbonizzazione del sistema economico con il passaggio a tecnologie meno inquinanti e alle misure, diciamo, che favoriscano l'efficienza energetica, cioè la riduzione dei consumi di energia per unità di PIL. Il risultato appunto è che in uno spazio, diciamo, in un orizzonte più ampio, in realtà le emissioni sono a ondate aumentando. Il tema non si riferisce o non si limita solo a emissioni di CO2, ma più in generale alle pressioni sull'ambiente e dell'uso delle risorse. Qui vorrei citare il Global Resources Outlook pubblicato un paio di settimane fa dalle Nazioni Unite, che mostra come nonostante che il nostro utilizzo delle risorse e materie prime supera sicuramente anche quello della crescita del benessere e della crescita della popolazione. Quindi c'è un ruolo delle tecnologie, ma il vero punto di domanda è se queste tecnologie, il contributo delle tecnologie sia stato sufficiente, e se non è stato sufficiente, come alcuni dati e questo grafico che riprendo tra un attimo, con cui Laura Cozzi è estremamente familiare perché viene dal World Energy Outlook, se questo ruolo non è stato sufficiente, quanto è necessario fare? Quindi questo primo spunto pone queste domande: è necessario accelerare ulteriormente? In che misura è possibile farlo? Quale deve essere appunto il contributo di queste nuove tecnologie? Qualcuno sostiene che potrebbe non essere sufficiente, quindi bisogna ricorrere a altre opzioni che appunto, come ho detto prima, sono difficilmente accettabili. Lo stato stazionario di crescita dell'economia, scusate una contraddizione, lo stato stazionario dell'economia, politiche demografiche, ma sicuramente credo che ci sia consenso sul fatto che il ruolo delle tecnologie è determinante in questa grande lotta. Il secondo punto che vorrei porre all'attenzione è: esistono tecnologie buone e tecnologie cattive? C'è chi pensa che esistono tecnologie, punto. Qui riporto una citazione presa proprio dall'enciclica di Papa Francesco sul ruolo del progresso tecnico, la Laudato Si, ma vi sono sicuramente, per limitarci ancora una volta all'ambito energetico, climatico, ambientale, delle tecnologie che sono dibattute e controverse. Penso per esempio al nucleare, penso alla cattura e sequestrazione geologica del carbonio, di cui si parla molto adesso in concomitanza con questa nuova enfasi che in molti paesi si dà sulla produzione, sulla prospettiva di produzione dell'idrogeno, ed è questo il grafico che avete già visto prima, che la IEA sempre propone, perché non manca mai di dire che oltre alle rinnovabili, all'efficienza energetica e quant'altro, non è possibile fare a meno delle tecnologie che io ho appena menzionato per poter stabilizzare le concentrazioni di gas serra rispetto al business as usual. Secondo aspetto, molti progressi tecnologici sono stati fatti nell'utilizzo delle fonti fossili, nell'estrazione di petrolio, come tutti sappiamo, il famoso fracking, quindi progresso tecnologico che si dirige non è solo verde, per così dire, e alcuni scienziati già che ritengono che la sfida ormai persa, si stanno concentrando sulle tecnologie di ultima istanza. Queste sono il cosiddetto geoengineering, che vuol dire sostanzialmente usare tecnologie che schermino l'atmosfera dalle radiazioni solari per ridurre il riscaldamento. È una cosa molto di frontiera e di nicchia, i costi sono totalmente sconosciuti, ma questo per dire che la scienza sta investigando anche questo tema. Quindi cosa pensano i relatori, o cosa pensiamo noi relativamente alle tecnologie? Ne esistono di buone e di cattive, e collegato a questo, le politiche che hanno lo scopo di favorire l'innovazione tecnologica dovrebbero essere neutrali rispetto alle tecnologie oppure favorire alcune rispetto ad altre? Ricordo che in Italia c'è stato questo grosso dibattito sui sussidi al solare e al vento, molti sostenevano che una carbon tax sarebbe stata neutrale rispetto alla scelta delle tecnologie, e quindi questo aveva dato luogo a un certo dibattito.
Il terzo punto, e penso ovviamente allo speaker che è qui alla mia destra, confessando di non essere un esperto di questi aspetti, è la digitalizzazione. Digitalizzazione insieme a sostenibilità è uno delle grandi ambiti in cui il recovery fund e i fondi, i finanziamenti del recovery fund vanno incanalati, quindi è un tema fondamentale. Ha importanti applicazioni nell'energia, nell'elettricità per esempio, con la diffusione delle rinnovabili non sarebbe possibile questo nuovo modello per cui l'individuo o la famiglia diventa sia consumatore che produttore perché genera elettricità che poi in eccesso rispetto ai propri fabbisogni cede alla rete, se non c'è digitalizzazione con gli smart meters per quanto riguarda i consumi elettrici di gas e quant'altro non sarebbe possibile. Ovviamente applicazioni tecnologiche e digitali anche per quanto riguarda la riduzione dei consumi, gli elettrodomestici o le case smart e ovviamente anche alla mobilità. Per poi venire al Covid, il discorso più generale collegato all'utilizzo delle tecnologie digitali nella comunicazione, pensiamo tutti ovviamente allo smart working. Quindi qual è il ruolo di queste tecnologie per la sostenibilità, il futuro delle smart working, se qualcuno vuole guardare in avanti e fare qualche considerazione, l'altro punto. Vado a chiudere con l'ultimo punto che è collegato ai precedenti e che riguarda i riflessi sull'occupazione. I riflessi sull'occupazione perché ovviamente soprattutto in epoca di Covid o di pandemia siamo più sensibili che mai nel passato e qui abbiamo da una parte lo sviluppo della cosiddetta green economy che presumibilmente dovrebbe avere un rilancio con la ricostruzione, questo è un grafico dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, la IRINA, che ci dice ogni anno quanti green jobs sono stati creati nell'anno e qui si parla di 11 milioni nell'edizione del loro rapporto del 2019, cioè il più recente. Quindi da un lato potenziale occupazionale, dall'altro però ci si chiede se l'automazione e quindi tutto l'utilizzo di queste tecnologie possa invece dall'altro lato ridurre, togliere posti di lavoro. È un dibattito di cui abbiamo sentito soprattutto con l'avanzamento dell'automazione e dei robot. Cito qui in chiusura un recentissimo contributo della Banca d'Italia, questo rapporto di qualche settimana fa, che invece analizzando la situazione italiana, perché resto al nostro paese, sembra concludere, senza dilungarmi negli aspetti specifici, sembra concludere appunto che non vi è un impatto negativo per quanto riguarda l'utilizzo dei robot nel nostro paese, che per quanto riguarda l'utilizzo di questi strumenti è a livello europeo molto importante dopo la Germania e internazionale dopo gli Stati Uniti. Quindi l'ultimo punto è in che modo, in un mondo più sostenibile e più smart, la domanda è se le nuove tecnologie contribuiranno a creare più occupazione o meno. Io con questo mi fermo e ringrazio. Grazie professore, è stato estremamente sintetico e quindi avremo probabilmente tempo anche per fare poi un secondo giro di considerazioni. E adesso vorrei chiedere alla dottoressa Cozzi da Parigi intanto come reagisce a questi stimoli che ci ha dato il professore, ma il professor Galeotti, e anche fino a che punto crede alla possibilità di un piano di recovery realmente sostenibile e se ritiene che la crisi nella quale siamo in questo periodo causata dal coronavirus è un acceleratore dell'innovazione, quindi una sorta di occasione storica per ricostruire, cambiare e magari anche rinunciare a delle cose alle quali prima non volevamo rinunciare, mentre invece adesso sono già cadute di loro, oppure
non possa essere invece, come temono alcuni, un freno, nel senso che ci sono poi paesi che si sono rifugiati invece nelle vecchie tecnologie del carbone e stanno sfruttando maggiormente in un momento di difficoltà delle cose che sembravano un po' superate. Alcuni sostengono che la Cina stia facendo questo. Grazie. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti voi, in particolare il professor Galeotti che saluto di cuore. Qualche spunto. Innanzitutto, forse dai dati che stiamo raccogliendo per quest'anno, per dare un po' un ordine di grandezza non solo della crisi economica, ma quello che sta succedendo al settore dell'energia. Ci aspettiamo che per quest'anno i consumi energetici mondiali avranno una contrazione di circa il 7%. Probabilmente per voi questo non è una cifra che vuol dire molto, ma se torniamo un po' indietro 10 anni fa alla crisi finanziaria 2008-2009, vuol dire che questo è 7 volte una contrazione più grande di quella che abbiamo visto nel 2008-2009. Però ci troviamo in una situazione completamente diversa rispetto a quella di 10 anni fa, e questo è soprattutto grazie a quello che è successo con le tecnologie, in particolare col solare, con i veicoli elettrici, che hanno veramente cambiato un po' i dati di base per capire il sistema energetico di oggi rispetto a quello di 10 anni fa. 10 anni fa, quando i governi si sono trovati in una situazione simile a quella di oggi, cioè hanno dovuto riniettare della forza nelle nostre economie, hanno dovuto ricreare occupazione, i vari miliardi di dollari che sono stati riniettati nell'economia avevano una porzione piccola che è andata nel verde, circa il 15%, perché c'era una logica a quel tempo. Quello che poteva creare più occupazione, più crescita, era a quel tempo ancora le tecnologie meno verdi. Quindi quello che abbiamo visto 10 anni fa è che le emissioni di CO2 si sono contratte nell'anno della crisi economica, l'anno dopo sono ricresciute di 2,5 volte, e poi abbiamo riniziato una crescita economica mondiale molto carbon intensive, al punto che le emissioni sono continuate a crescere fino al 2018-2019. A oggi abbiamo lavorato col Fondo Monetario Internazionale per capire se è possibile a oggi ricreare crescita economica, occupazione e ridurre le emissioni. La risposta è sì. La risposta è sì perché quando si guarda oggi dove sono le aree in cui si può creare più occupazione e più crescita economica, non sono più le stesse tecnologie di 10-12 anni fa. Quindi se guardiamo in termini veramente su tutto l'arco economico, il solare e l'efficienza energetica sono le aree dove si può creare più crescita e più posti di lavoro. Torno sulla parte dei posti di lavoro perché è fondamentale a oggi. Non possiamo avere una transizione energetica che non sia giusta e che non ci porti occupazione e occupazione durabile. Nel 2020 stimiamo che ci saranno 6 milioni di posti di lavoro nel settore energetico, e qui andiamo dal carbone fino alle rinnovabili, 6 milioni su un'occupazione che è intorno ai 40 milioni totale, quindi una contrazione importante. Però il piano che abbiamo visto col Fondo Monetario Internazionale potrebbe creare 9 posti di lavoro addizionali per il 2021, 2022, 2023. Dove sono questi posti di lavoro? Efficienza energetica il primo, il secondo il settore elettrico e le reti, e il terzo è l'innovazione, su cui possiamo tornare tra un momento. Prima di passare la parola di nuovo in studio a Trento, due osservazioni. Uno sulle tecnologie buone e le tecnologie cattive. Ancora guarderei un po' il passato, e un dato che a me ha sorpreso molto lavorando nei numeri: quando guardiamo chi è il paese che ha ridotto le emissioni di più negli ultimi 10 anni, sorprendentemente sono gli Stati Uniti. Perché? Perché sono riusciti attraverso uno switch grossissimo dal carbone al gas nelle centrali elettriche a ridurre le emissioni di CO2 in maniera molto molto forte. Quindi avere una visione ampia sulle tecnologie ci dà più chance di ridurre le emissioni, ed è per questo che noi diciamo all fuels all technologies, perché siamo molto in ritardo per raggiungere gli obiettivi di Parigi, e a oggi non ci possiamo permettere di cancellare alcuna tecnologia. Secondo punto, molto rapidamente, l'opportunità per l'Europa oggi. Trovo che il fatto che Van der Leyen e l'Europa
ha portato avanti un fondo verde, è straordinario. Se guardiamo a quello che sta succedendo nel mondo, non è vero dappertutto in tutti i paesi che tutti stanno guardando dei fondi che hanno Clean Energy Technologies al centro. È un'opportunità di avanzare la competitività dell'Europa come mai l'abbiamo avuta fino ad oggi. Quindi veramente andare sull'acceleratore il più possibile. Un altro dato che mi rincuora è che quando guardiamo le vendite di veicoli elettrici nella prima parte di quest'anno, l'Europa è per la prima volta sorpassata la Cina, e se guardiamo al mondo in generale, le tecnologie che sono le più resilient in questo tsunami che sta attraversando il settore energetico, guardiamo ancora una volta che il solare e l'eolico sono quelle che sono meno impattate rispetto al crollo degli investimenti che abbiamo visto. Concluderei qui. Grazie, le chiedo un piccolo supplemento, perché appunto citava all'inizio questo meno 7% dei consumi energetici mondiali di quest'anno. Ci siamo chiesti anche nel corso di questi forum quanto quello che sta succedendo con la crisi del coronavirus costringerà tutti a rivedere i loro piani e anche negli obiettivi che ci eravamo dati verso la decarbonizzazione, come questo inciderà. L'altro giorno in uno dei nostri forum Domenico Favuzzi di Exprivia raccontava che nel suo piano a lungo termine prevedeva faticosamente di ridurre i consumi energetici del 5% l'anno, e quest'anno si è ritrovato con un meno 50%, per cui dice: adesso devo riaprire il mio piano, non so bene da dove come concepirlo. Ecco, voi visto che poi dovete anche mettere a punto un outlook mondiale, cosa vi immaginate, cosa prevedete e come state cambiando i parametri? Allora, l'outlook quest'anno lo pubblichiamo il 13 di ottobre, quindi tra 2 settimane, e stiamo esattamente lavorando su questi temi. Direi che c'è una grossissima incertezza che per noi è quella più pervasiva, e quanto rapidamente le economie riescono a uscire dalla crisi pandemica, ma nella maggior parte degli scenari prevediamo un rebound dei consumi energetici, con l'elettricità che si mostra, come l'ho detto prima, molto più resilient del resto dei combustibili, dei vettori in generale. Tornerei a quello che ho detto prima: quello che succederà dipenderà veramente in maniera fondamentale da come i recovery fund dei governi verranno utilizzati. Siamo veramente a un momento un po' di biforcazione, e non è univoco globalmente la direzione che stiamo prendendo. Credo che in Europa la direzione sia chiara. Quello che succederà nell'America del Nord, negli Stati Uniti, è ancora poco chiaro. Xi Jinping ha fatto un annuncio un po' sorpresa l'altro ieri alle Nazioni Unite, dicendo picco delle emissioni fino al 2030 e poi zero al 2060, quindi torno un po' al come europei è proprio un momento per accelerare, perché la direzione globale è chiara: sempre più verde, sempre più tecnologie decarbonizzate, quindi c'è un momento di competitività importante da prendere. Grazie. Ingegnere Gamberini, si abbiamo parlato molto di energia, e l'energia passa poi per le reti, e poi c'è tutta l'area delle tecnologie digitali. Lei, anche lei, crede che sia possibile, attraverso questo recovery plan, arrivare a una ripresa forte dello sviluppo economico in termini ecologici, e in che misura le reti possono aiutare a ridurre questi consumi energetici? È semplicemente il fatto che col telelavoro si lavora da casa e quindi si va meno in auto, si consuma meno combustibile, o come ha citato il professor Galeotti, con le reti si possono fare gli smart meter e quindi gestire meglio le reti elettriche intelligenti, o c'è anche altro? Ma io partirei da una considerazione molto interessante che ho avuto modo di ascoltare ieri durante un confronto tra il professor Rossi, il nostro presidente, e la professoressa Bom, nel quale si è fatto un parallelo, se vogliamo ardito, ma a mio avviso molto azzeccato, tra il Rural Electrification Act, con il quale nel 1936 l'amministrazione americana
decise di diffondere la distribuzione di energia elettrica nelle campagne e le iniziative che i parlamenti, i governi europei, in particolare quelli italiani, dovrebbero sostenere per abilitare e diffondere le nuove tecnologie. La tesi della dottoressa Bohm era sostanzialmente che, così come l'introduzione e la diffusione della rete elettrica nelle zone rurali degli Stati Uniti rappresentò un impulso molto importante alla ripresa economica, una situazione drammatica come quella che seguì al crack del 29, così oggi la diffusione delle tecnologie digitali e in particolare delle applicazioni digitali potrebbe rappresentare uno stimolo alla ripresa economica nella situazione contingente e anche una ripresa ecosostenibile dell'economia. Io non potrei essere più d'accordo, anche tenendo presente che da qualche anno ormai siamo entrati in quella che da qualche parte è stata definita la rivoluzione digitale, che ha cambiato, sta cambiando radicalmente le nostre vite, la vita delle persone e la vita delle imprese. E questa rivoluzione, questa transizione è stata accelerata recentemente dalla pandemia, dall'emergenza Covid, nel corso della quale ci siamo resi tutti conto di quanto importante, di quanto fondamentale sia oggi dotare tutte le persone e tutte le imprese di connessioni a banda larga, indipendentemente da dove le persone siano ubicate, indipendentemente dal momento della giornata in cui si vuole utilizzare la connessione ultra veloce. Pensiamo a come la società avrebbe reagito a una situazione di questo tipo solamente pochi anni fa. Tutto quello che abbiamo fatto e la rapidità di reazione con la quale siamo stati in grado di organizzare attività produttive importanti qualche mese fa sarebbe stato assolutamente impossibile. Pensiamo a come si è sviluppato e come è esploso tutto il fenomeno degli acquisti online oppure della didattica digitale o, come è stato detto, dello smart working. Noi in team abbiamo remotizzato l'attività di 36.000 dipendenti in poche settimane, sono rimasti fuori solamente i tecnici on field, le cui attività richiedono naturalmente il lavoro in presenza. Tutto il resto è stato remotizzato e questo è stato fatto in pratica in moltissime attività in moltissimi settori produttivi e credo abbia di fatto creato una nuova anche concezione del lavoro. Niente probabilmente sarà più come prima, non terremo più a lavorare tutti al 100% negli uffici, ma ci sarà un'alternanza. Noi in team stiamo già prevedendo l'adozione di quello che è lo smart desk, quindi non ci sarà più una scrivania dedicata al singolo dipendente, ma ci sarà una condivisione della scrivania con dipendenti che alterneranno lo smart working e il lavoro in presenza. Naturalmente condizione necessaria per la digitalizzazione del paese è la diffusione delle reti ed è la costruzione di reti affidabili e scalabili, in grado di garantire la capacità necessaria in ogni momento della giornata. Questo non è banale, basti pensare che in occasione del Covid la rete di TIM ha subito un incremento in termini di volumi di traffico che è arrivato all'80% sul fisso e al 40% sul mobile. Si tratta di incrementi che di solito si realizzano nell'arco di anni. Quindi è importante costruire delle reti in grado di resistere ai picchi di traffico e supportare la qualità necessaria per fornire i clienti della connettività necessaria e con la necessaria qualità. È importante anche diffondere queste reti. In questi mesi TIM ha veramente fatto uno sforzo eccezionale per cercare di ridurre il digital divide. Abbiamo portato la fibra a oltre 2 milioni di famiglie nelle cosiddette aree bianche, nelle aree a fallimento di mercato, e continueremo questo sforzo nei prossimi mesi. Oggi la rete di TIM è costituita da 18,6 km di fibra e in grado di fornire servizi in fibra all'86% delle famiglie. Arriveremo al 90% entro fine anno, con l'obiettivo di colmare definitivamente il digital divide entro il 2021. Nelle aree in cui questo non sarà possibile, subito, noi forniamo già oggi servizi
ultra broadband basati su tecnologia di rete mobile, oggi 4G, il cosiddetto FWA, il Fixed Wireless Access, domani 5G. Su questo stiamo lavorando tantissimo, con il 5G a millimeter waves abbiamo recentemente raggiunto il record europeo che garantisce connessioni di 4,3 gigabit al secondo per il singolo cliente, e quindi ci muoviamo in questa direzione, pensando che la connettività, la diffusione delle reti sia la condizione sine qua non per uno sviluppo dell'economia, una ripresa dell'economia importante nei prossimi anni. Ma la diffusione delle reti è un punto, chiuderei dicendo che l'altro punto importantissimo è quello culturale, cioè per che si sviluppino effettivamente i servizi digitali, affinché i servizi digitali e le applicazioni digitali prendano piedi, è necessario creare una consapevolezza, una cultura digitale nella popolazione. In questo l'Italia è indietro rispetto ad altri paesi, molto indietro, e noi di TIM stiamo da questo punto di vista anche perseguendo un progetto al servizio del paese, il cosiddetto rinascimento digitale, che punta a portare la cultura digitale dappertutto, in tutta Italia. Grazie ingegnere, io tornerei un momento dalla Cozzi, da Laura Cozzi. Avevo un po' di domande sia per lei che per l'ingegnere, e poi lascerei anche per il professor Galeotti, ma comunque lascerei a lui delle conclusioni più ampie alla fine del dibattito. Volevo chiederle, nell'immediato quello che ci ha descritto, guardando un po' un orizzonte più ampio, ecco, l'idea della transizione energetica. Io ho moderato anche una tavola rotonda l'altro giorno qui sul petrolio con il professor Venner, e lui notava che, per quanto appunto sia anche lui un fan di una rapida transizione, poi in realtà la quantità di prodotti che sono a base petrolifera è talmente estesa che in realtà tutto ciò sarà molto lento e molto lungo, e che comunque il vento e il solare oggi rappresentano una quota abbastanza contenuta. Volevo chiederle intanto se ci sono, guardando un orizzonte più ampio, in vista tecnologie che consentiranno di ampliare di molto l'efficienza di questi sistemi, soprattutto per quanto riguarda la conservazione, lo storage, le batterie e anche l'utilizzo del vento. E poi quello che sta succedendo e cosa può maturare in un orizzonte più ampio per l'idrogeno o per altre tecnologie. Grazie. Allora, direi che se semplifichiamo proprio all'osso, ci sono due velocità nella transizione energetica. Una è quella che sta succedendo nel settore elettrico. Nel settore elettrico a oggi le tecnologie per decarbonizzarlo completamente ci sono. Siamo andati molto avanti, molto rapidamente, con dei costi ormai solare, che è la tecnologia più meno costosa per produrre l'elettricità nella maggior parte del mondo, ma anche qui nel mare del nord eolico offshore sta diventando veramente molto molto economico. Quindi nel settore elettrico le tecnologie ci sono, siamo in una fase 2 direi, e quello che bisogna fare è rassicurarsi che abbiamo sempre l'elettricità, e direi che la ragione primaria per far sì che tutti abbiano l'elettricità sempre, esattamente quella che il dottor Gamberini ha detto: l'economia di oggi è l'economia digitale, e se non abbiamo l'elettricità, il digitale non funziona, perdiamo economicamente una parte di soldi che prima non ci potevamo neanche immaginare. Quindi la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico diventa, ogni anno che passa, sempre più importante. Il fatto che dobbiamo aggiustare delle produzioni di solare e eolico, che sono un po' più ballerine di quanto non eravamo abituati prima, è la nuova sfida, e ci stiamo arrivando con le reti digitali, lo stoccaggio, eccetera eccetera. Questa è una prima sfida, e la flessibilità dei sistemi elettrici diventa la cosa chiave, e qui la tecnologia su cui tutti si stanno impegnando in maniera importante è lo stoccaggio, ma direi che non è assolutamente l'unica, perché credo personalmente che le reti digitali siano
veramente l'altro backbone per finire di decarbonizzare il settore elettrico. Però anche se arriviamo a decarbonizzare il settore elettrico a zero, ci rimangono ancora il 2/3 delle emissioni. Da dove vengono? Trasporti, trasporti pesanti, aviazione, industria. Allora, noi abbiamo analizzato recentemente circa 800 tecnologie che sono nei laboratori oggi per capire a quanto vicini siamo per decarbonizzare questi che di solito vengono definiti in inglese hard to abate sectors, quindi settori più difficili da decarbonizzare. E la notizia non è ottima, nel senso che se si guarda tutta l'economia, abbiamo circa il 50% delle tecnologie che ci servono per arrivare alla decarbonizzazione totale al 2050 che sono ancora o in laboratorio o non in stato di commercializzazione. Quando si guarda in particolare al trasporto pesante e all'industria più intensa, ce ne mancano circa i 3/4. Quindi l'interesse a cominciare a innovare a oggi è chiave. Quali sono le filiere che per noi sono più promettenti? Ne direi sostanzialmente due più una. Una è l'idrogeno. L'idrogeno negli ultimi 2 anni è diventata la parola nel mondo dell'energia sulla bocca di tutti. Ci pare utile perché l'idrogeno sostanzialmente può essere utilizzato dappertutto, per riscaldare le nostre case con il gas, per fare andare le navi, potenzialmente per andare gli aerei, per acciaio e stilla, quindi veramente molto eclettico. L'altro che Marzio ha menzionato, menzionato prima è la cattura e stoccaggio delle emissioni, perché a oggi vediamo che per esempio per la produzione di cemento è veramente dura pensare a come questi tipi di produzione industriale possano essere fatti senza emettere. Quindi sempre di più vediamo scenari che hanno almeno una quota parte di cattura e stoccaggio delle emissioni in certi settori, non necessariamente nell'elettrico, ma in altri. La terza area, direi, di cui si parla, si parla solamente in maniera un po' confrontational, sono le bioenergie. E per noi ancora, quando si guarda tutte le filiere di decarbonizzazione, è veramente difficile arrivare a degli scenari di decarbonizzazione totale senza utilizzare una parte di bioenergie. Tra i tre direi che l'idrogeno è quello che a oggi ci sembra un po' più in pole position, e ancora il Green Deal europeo l'ha messo veramente in maniera centrale e siamo sicuramente d'accordo. Grazie molto, è affascinante. Vorrei andare a tornare adesso all'ingegner Gamberini, sempre parlando di un futuro un po' più lontano, perché appunto adesso abbiamo la frontiera del 5G che credo l'italiano medio percepisca come un qualcosa che ci consentirà di usare molti più dati, quindi di avere magari in futuro l'auto che si guida da sola, che altrimenti con reti meno capienti non è gestibile, quando mai l'avremo, o di avere la connessione Netflix o altre cose più rapide, eccetera. Ma credo che ci sia molto altro che bolle in pentola. Parliamo tanto di smart cities, ecco, quali sono le tecnologie alle quali state lavorando in un orizzonte di più lungo periodo? Sì, oltre al tema della pervasività della fibra di cui abbiamo parlato precedentemente, i nuovi use case, le applicazioni digitali del futuro saranno di fatto abilitate da tre grandi stream tecnologici. Il 5G, grazie alla sua capacità di fornire banda molto più elevata rispetto a tutte le tecnologie che l'hanno preceduta, e una latenza estremamente bassa, quindi la capacità di rispondere molto più rapidamente agli stimoli di un'applicazione, e la capacità anche di supportare una densità di device molto, molto più elevata, che è fondamentale nelle applicazioni di massi, cosiddetti massive IoT, in cui c'è una grandissima concentrazione di device per varie tipologie di applicazioni. La seconda, il secondo stream tecnologico abilitante sarà quello dell'edge, del distributed edge, che consentirà di
di fatto elaborare le informazioni raccolte dai device grazie al 5G in prossimità del cliente, riducendo ulteriormente la latenza e assicurando standard di sicurezza molto più elevati. E infine l'ultimo abilitatore sarà l'artificial intelligence e il deep learning, che consentiranno, grazie ad algoritmi predittivi, anche di prevenire delle situazioni complesse e di gestirle adeguatamente. Quindi grazie a questi grandi abilitatori di fatto si svilupperanno diversi use case in diversi ambiti, cosiddetti ambiti vertical, che avranno un impatto enorme dal punto di vista delle sostenibilità. Io ne citerei qualcuno. Il primo è quello della smart road e delle smart city, di cui abbiamo accennato precedentemente. Si tratta naturalmente di, per il momento, di sviluppi prototipali, ma che stanno diventando realtà. È di pochi giorni fa la notizia che come team ci siamo aggiudicati il primo posto nel bando che il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato per 5G per Genova, e grazie ad un progetto che consentirà il monitoraggio delle strade provinciali che afferiscono alla città la verifica infrastrutturale delle strade e dei ponti, un tema che per Genova, ahimè, è particolarmente sentito. Il tutto sarà fatto grazie alla rete 5G di TIM da un lato all'utilizzo di sensori che appunto monitoreranno in tempo reale la situazione della staticità dell'infrastruttura, e dall'altra grazie all'impiego di droni che saranno guidati direttamente dalla rete e che rileveranno in tempo reale immagini ad alta definizione dei flussi di traffico, trasmettendoli a un centro di regia che potrà preventivamente avvisare gli automobilisti della necessità, dell'opportunità di cambiare le loro rotte in maniera tale da evitare ingorghi e quindi con impatti molto positivi sulla qualità della vita e naturalmente sulle emissioni. Secondo esempio, sicuramente importante, è quello dell'automazione industriale. Il 5G, dicevamo prima, consentirà una riduzione notevole della latenza, che è l'elemento cardine per consentire di automatizzare attività produttive che oggi richiedono la gestione di catene molto molto complesse e richiedono anche l'impiego di manodopera per lavori ripetitivi e alienanti. Grazie al 5G queste attività saranno automatizzabili e ciò consentirà sicuramente un miglioramento dei tempi di produzione e di reazione anche a nuove necessità. Anche qui siamo già attivi, abbiamo implementato dei primi use case con Comau sulla robotica, e nel porto di Bari, grazie a degli smart helmet, gli operatori possono già essere assistiti a distanza, grazie all'augmented reality, nell'attività di manutenzione del motore delle navi, e stiamo lavorando a un progetto simile sempre con il Comune di Genova, che dovrà vedere la luce già commercialmente parlando nel corso del 2021. Altro esempio importante, l'e-health, la sanità 5.0. È notizia di pochi mesi fa il fatto che grazie alla rete 5G di TIM il professor Palazzini, Giorgio Palazzini, si è potuto teletrasportare di fatto tramite un'applicazione di virtual reality da Roma all'ospedale Santa Maria di Terni, dove ha assistito in tempo reale un'equipe medica che ha eseguito un intervento oncologico su una paziente. L'intervento è stato seguito da circa 30.000 medici e oncologi in tutto il mondo grazie al live streaming. Quindi anche nel campo della sanità l'impiego di queste nuove tecnologie, quindi 5G, Edge e Artificial Intelligence, consentirà in breve tempo di fare dei passi avanti notevolissimi. L'ultimo esempio che vorrei citare è quello della Smart Agriculture,
quindi l'utilizzo del 5G nuovamente dei device, della sensoristica, per consentire un monitoraggio costante delle situazioni di umidità, della situazione climatica e del grado di maturazione delle colture, in maniera tale da rendere molto più efficaci e molto più ecosostenibili tutti i metodi attualmente e tradizionalmente utilizzati in campo agricolo, aumentando produzione e riducendo l'inquinamento ambientale. Grazie ingegnere. Adesso lascerei al professor Galeotti di trarre le sue conclusioni, degli stimoli che ha avuto dal dibattito. Io, se posso, una domanda gliela farei su un aspetto specifico. Ci ha parlato di tecnologie buone e cattive, però senza dirci quali sono quelle cattive. Ha citato il geoengineering. Io ne ho letto qualcosa in passato, possibilità di creare delle nuvole artificiali per ridurre l'impatto, ecco, se sono cose secondo lui che hanno una qualche concretezza e soprattutto se hanno effetti positivi o rischiano di essere una sorta di apprendista stregone che si mette a fare qualcosa che poi sfugge dal controllo. Sapevo di dover avere un ruolo di introduzione, non pensavo di avere l'onere di alcune considerazioni veloci, tranquillo. Arrivo a quello che il dottor Gasi mi ha detto, ma ritorno ancora, come ho fatto all'inizio, al tema del festival ambiente e crescita. Ormai la strada è segnata, credo che il processo sia irreversibile, la prospettiva è quella della decarbonizzazione dei sistemi economici. Assistiamo a questi annunci e buone intenzioni, come è stato il caso dell'Unione Europea ed è stato citato anche l'annuncio di qualche giorno fa della Cina. Dio, quelli sono cinesi, se lo mettono in testa sono anche capaci di fare di questo non un annuncio d'effetto, ma il punto importante è che questa è la prospettiva. Il Covid alle concentrazioni di gas serra, per dirla papale, gli ha fatto un baffo, quindi il processo continua e è necessario proseguire su questa strada. Però è importante la crescita. E una ragione per cui è importante la crescita, parlando di tecnologia, è perché la crescita rende possibile la costruzione, l'accumulazione del capitale umano e finanziario che rendono possibile lo sviluppo di nuove idee, di nuove tecnologie e ovviamente anche il loro finanziamento, quindi la possibilità di adozione, di diffusione laddove è necessario. Quindi resta il fatto che è molto importante la crescita. Poi ci sono ovviamente tecnologie, come dicevo prima, buone e meno buone in maniera un poco provocatoria. Quando restiamo al campo dell'energia, non dobbiamo mai dimenticarci che quello che contano sono i servizi energetici che risultano dalla combinazione di una tecnologia e di fonti energetiche. Quindi le fonti energetiche possono essere rinnovabili o fossili, ma c'è anche una decisione relativa all'infrastruttura che permette di utilizzare queste fonti. E queste infrastrutture, una volta che sono decise, restano lì per parecchi anni, al punto che quando si prende la decisione è necessario ricordare che queste tecnologie, su cui c'è un importante investimento, dovranno continuare a svolgere la loro funzione, l'effetto che talvolta si chiama lock-in e che gli ambientalisti o diciamo correnti di pensiero a volte sottolineano quando ci vogliamo dotare o decidiamo di dotarci di una nuova infrastruttura energetica, cito il TAP, giusto per intenderci, o altre tecnologie. Quindi da questo punto di vista si potrebbe sostenere che bisogna anche selezionare le tecnologie, questo è certamente vero, ma io personalmente tendo a concordare con quanto diceva Laura precedentemente, che se l'obiettivo è la decarbonizzazione non si può a priori lasciare da parte nessuna opzione che permetta di raggiungere o contribuisca a raggiungere questo risultato.
con anche ovviamente i rischi o altri problemi che questo può comportare. Vedo che non si è toccato il nucleare, qui ho alluso en passant, forse perché oggi il nucleare, pur presente almeno nei nostri paesi, non è più una tecnologia di moda. Mentre, come dicevo prima, geoengineering sono ancora allo stadio della fase dello studio di fattibilità da un gruppo, da una manciata di tecnologi che già si pongono il problema di che cosa fare quando non riusciremo o convinti che non riusciremo a fare altro, ma non si ha la più pallida idea né della adottabilità di questi strumenti né dei costi. Aggiungo un piccolo elemento: essendo i cambiamenti climatici un problema globale, questo tipo di tecnologie dovrebbero funzionare globalmente. E quindi se noi pensiamo, non so, che ne so, una flotta di aerei che si alza in volo per seminare di particelle di ferro i cieli e anche gli oceani, voi capite che se la flotta di aerei parte dalla Cina o parte dagli Stati Uniti, si pone già un problema di tipo geopolitico molto simile a quelli di altre questioni geopolitiche più generali di cui sappiamo. L'altro punto, e ne faccio ancora due ma poi concludo, pur nella mia ignoranza è importante constatare la inevitabilità della correlazione che c'è tra tecnologie digitali, come l'ingegnere ci ha illustrato e anche da un punto di vista personale in maniera affascinante, e la sostenibilità, nel senso che si può facilmente credo sostenere che non ci può essere sostenibilità senza progressi sulle tecnologie digitali come appunto abbiamo sentito fino adesso, e questo è un dato molto importante. L'ultimo è che alla fine le tecnologie, l'adozione e la diffusione dipende dalle politiche o dipende dalla politica, e quindi qui ci vuole, se la prospettiva è la decarbonizzazione, la neutralità climatica europea al 2050 o di altri paesi, soprattutto dopo il Covid non possiamo più scherzare, cioè gli sforzi che vanno fatti e la determinazione politica, non solo i fondi, non richiedono una determinazione molto forte, e quindi dal mio personale e modesto punto di vista io permetto di chiudere con un punto di domanda: sarà la politica in grado di avere questo tipo di determinazione? Non è solo compito della politica ma di altri settori della società, compresa l'industria, perché se ci sono punte avanzate in molte parti dell'industria, vi viene da chiedersi se il piccolo imprenditore avrà la consapevolezza dell'importanza della sfida e quindi la determinazione per guardare avanti e non cercare solo di conservare lo status quo, ma anche nel popolo e l'opinione pubblica e il popolo degli utenti che devono modificare necessariamente i propri stili di vita. L'hanno fatto e hanno dimostrato di averlo fatto in maniera forzata con il lockdown e con appunto quello che è conseguito come lo smart working. Vedremo se su questa strada, anche su questa strada, si continuerà il processo. Bene, io ringrazio il professor Galeotti, che non si aspettava di fare delle conclusioni ma le ha fatte in modo magnifico. Ringrazio Laura Cozzi da Parigi e Michele Gamberini, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito per la loro attenzione. Era l'ultimo forum, ci vediamo l'anno prossimo.